Sono ormai definite le operazioni burocratiche della coalizione che comprende Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e la Civica Focus Primula che identifica Giuseppe Palazzolo come candidato sindaco. Sicurezza, manutenzione delle strade, l'autodromo e l'immigrazione sono questi i temi principali del programma della coalizione di centrodestra che si sente sicura di tornare alle urne a fine giugno per il ballottaggio. Le liste sono complete, abbiamo già raccolto tutte le firme. Per quattro liste, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Focus per Imola. Ci sono tutte le condizioni per andare al ballottaggio e sono sicuro che ci andremo perché c'è un'area di cambiamento troppo forte nella nostra città. Ci attiveremo affinché ci sia più presenza delle forze dell'ordine nella nostra città, 10 poliziotti in più e ci sarà una maggiore prevenzione. Le strade, guardate le strade, sono piene di buche, non c'è manutenzione. L'autodromo è una realtà importante per la nostra città perché se l'autodromo funziona con quell'equilibrio che noi riteniamo debba essere, un autodromo polifunzionale, noi potremmo veramente portare nella nostra città persone, aiutare il sistema turistico, il sistema alberghiero che oggi soffre. E per quanto riguarda il tema immigrazione, che cosa proponete di fare? La frase è prima gli imolesi. Ci sono troppe realtà, tipo gli alloggi di residenza pubblica, che in qualche modo vengono dati maggiormente, essenzialmente agli immigrati, gli italiani non hanno più possibilità di arrivare, gli aiuti di assistenza, contributi per l'affitto, scuola, mensa e quant'altro, i primi nel graduatorio sono sempre gli immigrati.